Concorso ippico di Roma, terza giornata. Con 4 vittorie nelle prime due, i cavalieri italiani avranno a sera 6 successi totali. Un trionfo in un campo di 11 nazioni in gara. Sono in pista i cavalli del premio Aventino. È sugli ostacoli Raimondo Dinzeo su Champion, che si piazza al secondo posto. Piero Dinzeo non ha fortuna con The Rock. In sella a Pagoro il tenente Gutierrez è il vincitore. È la sua seconda vittoria a Piazza di Siena. Si rialzano gli ostacoli per il premio Dodi, categoria potenza. Stilista puro, il francese Doriolà non ha fortuna con Jean Jambre. De Pompel su Topinambour finisce al terzo posto. Il dominatore è Raimondo Dinzeo. Primo in sella Merano, secondo con The Quiet Man. Come l'altro anno si sta affermando il miglior cavaliere del concorso. È qui alla sua terza vittoria in 6 gare. Ecco uno dei suoi classici percorsi netti, montando The Quiet Man. Un prodigio di tecnica, di abilità, di classe. Dall'incontro Roma-Milan abbiamo scelto questa volta il portiere rosso-nero Lorenzo Buffon, che porta sulla maglia il numero 1. È friulano, ha 29 anni, è alto 1,84 m, pesa 84 kg. È costato pochi quattrini quando dal Porto Gruaro, 10 anni or sono, è passato al Milan. È il fidanzato di Eddie Campagnoli. Solo palloni micidiali lo possono battere. Oppure può essere beffato dall'errore di un compagno. Difficile superarlo con palloni a terra, anche su tiri tagliati. In mischia sfoggia freddezza e coraggio, non teme situazioni spericolate. Saldo di polsi a mani prensili che serrano la palla. Sin da ragazzo lo chiamano Tenaglia.